Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Eccoci oggi a parlare del nuovo controller di Presonus, l'Atom SQ. SQ è un controller multifunzione, come vedremo, che racchiude tre strumenti e abbiamo infatti una drum pad, la modalità keyboard che diventa anche uno step sequencer e una DAW controller. Partiamo da zero e vediamo come configurarlo. Una volta registrato il nostro Atom SQ, siamo pronti per scaricare il Universal Control che ci permetterà di collegarlo e renderlo compatibile con il nostro computer, che sia Mac o che sia Windows. Una volta installato, infatti, e lanciato, ci mostrerà l'aggiornamento firmware dell'Atom SQ e eventualmente, se ci fossero degli update da fare, seguiamo sempre le istruzioni che abbiamo visto anche negli altri video riguardanti l'Atom o il Father Port. In questo caso il mio Atom SQ è aggiornato e quindi non è necessario procedere oltre. Torniamo sul nostro account Presonus. Una volta attivato Atom SQ sul nostro account, avremo modo di scaricare delle nuovissime librerie, il Presonus Dirty Electro House e Presonus EDM Lite Volume 1, che possiamo installare direttamente da Studio One. Lanciamo Studio One e nella sezione qui in alto, dove troviamo Installation, troveremo le nostre nuove librerie nella sezione Acquisti o Purchased Items. Dovremo poi selezionarli ed installarli. Queste sono tutte le librerie presenti all'interno di Presonus Sphere che vedremo in un altro video. Se non dovesse apparire, clicchiamo su Check Available Downloads o controlla i download disponibili. Ecco che vengono evidenziati Dirty House e EDM Lite. Clicchiamo e installiamo. Ora Studio One provvederà al download e all'installazione all'interno della nostra cartella loop che poi vedremo come utilizzare. Sempre sul nostro account Presonus troviamo inoltre le release note e i video, alcuni video per poter imparare ad utilizzare Atom insieme a Greg, non soltanto con Studio One ma anche con altre DAW, come vediamo l'utilizzo insieme ad Ableton Live nelle diverse modalità. Abbiamo già visto un video sul mio canale riguardante l'Atom controller, a cui vi rimando per ulteriori informazioni. Siamo pronti ora ad utilizzare il nostro Atom SQ. Le librerie sono state scaricate, siamo pronti ad attivarle attraverso il pulsante Activate o Attiva. Controlliamo all'interno delle preferenze che Atom SQ sia stato riconosciuto da Studio One senza dover installare alcun tipo di driver. Lo dovremmo trovare in questa sezione sotto Device esterne o External Devices. Cliccando all'interno vedremo l'icona di Atom SQ e la connessione a tutti i canali MIDI con ricevi da e invia a. Facciamo ok e iniziamo ad utilizzarlo. All'interno di Atom SQ, a differenza dell'Atom precedente, abbiamo un piccolo schermo con delle funzioni che ci permettono una navigazione più agevolata e rapida e veloce all'interno di Studio One. Possiamo infatti, attraverso il pulsante Browse, scegliere direttamente di caricare uno degli instrument che noi abbiamo a disposizione. La navigazione avviene attraverso questi pulsanti cursore e possiamo scegliere ad esempio Impact e caricarlo direttamente, come se ci trovassimo ad avere a che fare con l'interfaccia che abbiamo già visto in alcuni controller della Native Instruments. Caricato Impact XT, possiamo poi scegliere di aggiungere un secondo strumento, quindi torniamo nel nostro browser e navighiamo fino all'apertura ad esempio di MyTai o di Presence. Carichiamolo. Dovremo poi adesso associare l'uscita dell'instruments per avere la zero latency monitor direttamente verso l'instrument. Quindi per fare questo torniamo sopra il nostro Impact XT, con il mouse selezioniamo l'uscita Atom SQ e carichiamo una delle patch, ad esempio una di quelle che ci è stata data attraverso la registrazione di Atom SQ, come ad esempio il Dirty Electro House o l'EDM Elite Volume 1. Proviamo l'Electro House, vediamo che i pad assumono il colore immediato che abbiamo anche a disposizione sull'interfaccia di Impact. Possiamo infatti già avere a disposizione tutti gli strumenti. Sotto troviamo appunto i pad percussivi, i synth presi dal loop sopra in alto, e qui troviamo il loop intero.
Un'altra caratteristica è quella di avere a disposizione un pitch bend, come vediamo, in una touch strip, oppure la possibilità di utilizzare più e meno direttamente sul loop che sta suonando. La caratteristica che ho trovato veramente molto interessante di questa nuova versione del controller è la sensibilità applicata ai pad. Infatti qui vediamo il tipo di volume poi che possiamo avere in uscita. Estremamente sensibile e veloce. Come abbiamo visto, la possibilità di utilizzare i knob è velocissima, vediamo infatti come è semplice individuarli e poterli assegnare direttamente alle varie patch. In questo caso sono già assegnati a dei parametri di impact, come vediamo agiscono già, quindi la patch contiene già i controller associati in questo caso, oppure possiamo assegnare rapidamente, come abbiamo visto anche in altri tutorial, ognuno di questi controller, ad esempio a un fader o a qualunque controller di qualunque plugin. Basta semplicemente toccare un fader. Prendiamo ad esempio il fader 3 che è assegnato in questo caso all'inviluppo e lo spostiamo direttamente sul fader. Quindi tocchiamo il fader. Con il tasto destro andiamo direttamente su assegna volume alla knob 3. In questo caso knob 3 ora controlla direttamente il volume del fader. Come vediamo è semplicissimo programmare qualunque cosa con qualunque parametro all'interno di Studio One e dei plugin che vengono caricati all'interno di Studio One, quindi non soltanto quelli proprietari di Presonus, ma anche quelli che fanno parte di plugin di terze parti. Quando switchiamo invece su un instrument, in questo caso MyTie, vediamo che cambia completamente il tipo di rappresentazione del nostro Atom SQ e vediamo i tasti accesi in base alla tonalità. Verranno poi esclusi i tasti che non contengono appunto la nota, quindi come vediamo abbiamo la stessa suddivisione del pianoforte. Quindi ricapitolando, abbiamo i tasti bianchi del pianoforte nella parte sottostante e i tasti neri nella parte sopra. Ovviamente i pad che si trovano nei semitoni non esistenti all'interno della scala diatonica non vengono attivati. Sulla patch Strange Things prendiamo un pad. In questo caso possiamo suonare appunto. Se l'ottava non fosse quella desiderata, possiamo cambiarla attraverso questa funzione. Vediamo come funziona all'interno di un pianoforte, ad esempio. Quindi torniamo nel nostro browser e carichiamo questa volta Presence con all'interno un piano. Abbassiamo l'ottava. Attraverso il pulsante A possiamo avere il sustain. Ogni parametro poi è controllabile da questa manopola, per cui possiamo scegliere di muoverci all'interno dei parametri di setup, mod wheel, pitch bend, eccetera, eccetera, e poterli poi lavorare direttamente in questo modo, come ad esempio range, che ci permette di scegliere di trovare la root key e quindi di spostarla. Magari avremo bisogno di un tasto prima o un tasto dopo. In questo modo possiamo, come vediamo, spostare il root key ed avere a disposizione anche la nota subito dopo. Questo è ovviamente semplicissimo da gestire, come ad esempio le ottave anche da qua possiamo gestirle. Se vogliamo il full velocity, quindi velocity fissa tutta massima, la scala se vogliamo cromatica oppure altri tipi di scale, maggiore, minore, melodica, eccetera eccetera, minore armonica, eccetera. Quindi possiamo da qui scegliere già la scala preimpostata per poter suonare. Utilissimo. Ovviamente possiamo spegnere e accendere il layout della tastiera in base sempre ai parametri che noi controlliamo qui all'interno.
Queste sono le pagine su cui muoverci ed accedere a tutti gli altri parametri relativi al controllo della strip, del pitch bend, eccetera, eccetera, della strip, del pitch bend, del volume, del gate, di tutte le funzioni che sono già all'interno di Presence XT, molto molto più completo rispetto all'Atom precedente e con parametri di controllo più approfonditi proprio per l'elaborazione dei sintetizzatori, dei samples e ovviamente a livello compositivo molto più creativo. Vedremo poi come utilizzarlo anche nello step sequencer. Anche in questo caso possiamo navigare fino alla nostra touch strip ed assegnarla ad esempio a delle funzioni particolari. Strip in questo momento sta su mod wheel, ma possiamo metterla su expression, breath control, repeater. Questo è comodo. Accendiamo ad esempio il note repeater e assegniamo la strip al repeater. Quindi in questo caso potremo vediamo come la strip e il rate sotto vengono sincronizzati e quindi creare appunto delle sequenze molto complesse attraverso l'uso dello strip control. Vediamo ora come affrontare queste funzioni, quindi come applicarle all'interno dello step sequencer. Creiamo un nostro loop e in questo caso carichiamo una nuova patch, in questo caso ho preso Thump, e apriamo un editor all'interno di Studio One. Possiamo cliccare direttamente all'interno per accedere alla pagina di editor che conosciamo già. Vediamo che abbiamo quella del drum edit, del piano roll e dello score, ma ovviamente quello che a noi interessa è poter andare nello step sequencer. Per trasformarlo in pattern andiamo direttamente su add pattern. In questo caso abbiamo inserito il pattern all'interno del nostro MIDI, lo allarghiamo e cliccando all'interno ci troviamo subito nella finestra di composizione del pattern o pattern editor. Abbiamo già visto il pattern editor in un altro video, sempre su questo canale vi consiglio di guardarlo. Andando nella modalità editor vediamo come ora avremo la possibilità di ascoltare i suoni nella parte sovrastante e sotto quella di poter scrivere direttamente il sequencer del nostro Studio One. Attiviamo ad esempio la cassa come se facessimo un lavoro direttamente su i nostri step sequencer classici. Sopra scegliamo i suoni. Inseriamo il nostro
estremamente semplice, veloce, soprattutto per chi già è abituato a programmare con gli step sequencer. Le funzioni di accento vengono aggiunte attraverso il pulsante più. Torniamo ad esempio nel nostro Charleston e aggiungendo più possiamo scegliere di enfatizzare alcuni accenti all'interno del nostro pattern. Molto rapido, velocissimo. Possiamo poi switchare attraverso gli altri suoni e loop che troviamo qui. Negli altri, nel secondo, nel terzo banco. E proseguire così all'infinito nella creazione del nostro pattern. Se volessimo invece inserire tutto il loop del synth, basterà cliccare su meno 1 e viene automaticamente creato il loop plane che dura tutta la misura. Possiamo poi scegliere di spegnerlo. E proseguire ancora nella stesura del nostro pattern. Posso poi variare la risoluzione, come vediamo, del mio pattern per espanderlo il più possibile, oppure allargare anche gli step di programmazione. Molto semplice per aggiungere appunto parti al nostro pattern e proseguire nella stesura del nostro sequencer in maniera molto intuitiva e veloce. Questo è il nuovo Atom SQ. Diverrà sicuramente parte delle prossime lezioni e dei prossimi video tutorial che troverete sempre su questo canale. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!